Buongiorno! Scusate, mi bevo anche il mio succo yoga. Allora, gente, sabato, oggi è sabato. Niente buono. Scusate l'aspetto, sono in fase preciclo. Contate che per me essere in questo stato con la pelle è puro miracolo perché di solito avevo molto di più. Sì, faccio un get ready with me con voi, però lo faccio proprio utilizzando i prodotti di Anastasia Beverly Hills. Tutti i nuovi prodotti che ho preso perché se mi seguite, se seguite Anastasia Beverly Hills, sapete che è uscita lei. Io tra nemmeno pochi minuti devo essere pronta perché devo andare da Lidia. Poi devo anche andare a Japan World per prendere la mia quarta Sailor. E in più, oltre a mostrarvi quello che ho preso di Anastasia Beverly Hills, vi metto in azione loro, questo set di pennelli di Zoeva che avevo preso qualche tempo fa perché me l'avete richiesto. Allora, gente, io ho già fatto la mia skincare, applicato la mia crema e sapete che io al momento amo tantissimo la crema viso Glam Glow. Non fate caso che adesso io sono piena di macchie, ma mi sta facendo veramente tanto come brand. Allora, gente, questo è il numero 110 e vedete com'è? Cioè, io teoricamente lo utilizzerei per il correttore. Vado come sempre a utilizzare il mio prolonger di macchie che amo alla follia. Mi stavo scordando che voglio applicare prima lei. Primer di Neve Cosmetics. Oddio, il primer non servirebbe, con la crema di Glam Glow, ve lo assicuro. Ho esagerato nell'applicazione. Il naso è la parte che mi si lucida tantissimo, però fatemi dire che zona fronte, mento e qui è fantastica, è una crema portentosa. Per me 33 euro di prodotto fantastico, perché per mia fortuna avevo uno sconto del 20% che quando mi hanno detto ok, sono 30 euro. Ho detto chi te manna. Vado a prendere questo qui, il 110. Ripeto, la mia fortuna di questi pennelli è stata che quando sono andata a comprare la crema Glam Glow, mi sono ritrovata questo set di pennelli proprio al negozio. Poi contate che io la prima Sephora vicino casa è zona Marconi, eh. Ritrovarmelo lì come è stato per il set delle tinte labbra di Huda Beauty, ho detto e che è successo? Lì di solito i prodotti per quello che mi hanno sempre detto le commesse arrivano per botta di culo perché dice sono degli avanzi e allora li mandano a noi pure, se no da noi non arriva niente. Contate che non hanno nemmeno la zona NARS. Ho detto è destino, lo devo acquistare io questo set. E devo essere sincera, ringrazio il cielo, anche perché, gente, devo dire che utilizzare questi pennelli, da una parte sono anche contenta perché ne ho sempre sentito parlare benissimo di Zoeva. Finalmente me lo posso permettere, mi cambio finalmente tutti i pennelli che ho, inizio ad acquistare quelli buoni proprio che valgono e facciamo così. Allora, questo è il correttore di MAC. Io amo questo prodotto e dura veramente tanto. Devo dire che l'utilizzo di questo pennello non mi è dispiaciuto perché è stato veramente una coccola. Buono, mi è piaciuto, mi è piaciuto. Allora, lascio un attimino asciugare. Che vi dico? Sono stanca. Diciamo che questa è stata una settimana un po' tosta per me. Avevo tantissime cose da fare, avevo il corso di inglese, avevo il lavoro, poi comunque è un lavoro molto interessante che ti prende tanto perché comunque ti incuriosisce per capire certe cose. Il discorso mio lavorativo è un po' particolare al momento perché io diciamo che lavoro a livello di telemarketing. Sono veramente quella che ti rompe il cazzo, che ti chiama e ti dice buongiorno, sono Letizia di concessionario. Me la sogno la notte ormai sta frase. Però per mia fortuna sarà che voi mi vedete molto così easy pure con la voce, però al telefono sono proprio totalmente un'altra persona, pure il tono di voce mi cambia proprio. Quindi mi rendo conto che magari riesco ad approcciare di più col cliente proprio per il tono di voce. Io ringrazierò a vita il lavoro che mi ha dato una superiore che io la amo follemente, una donna portentosa. Sa che faccio video su YouTube, ti saluto Paoletta. Tante cose riesco a farle proprio grazie a lei, perché è proprio un tipo che ti motiva, ti sprona, tira su, ti ricarica. Quindi nel mondo lavorativo ci dovrebbero essere molte più persone così. Veramente un lato umano, però con questo non è che oggi stai così, non è che ti dice lascia perdere.
ti dice lascia perdere per delle motivazioni. Una cosa che ho notato, ti fa parlare per farti sfogare e magari ti dà anche la possibilità di ricominciare a lavorare, perché magari era proprio quello che ti serviva. Quindi è veramente brava, cioè io l'adoro veramente tanto. Adesso il prodotto sarà bello asciutto, io vado perché non mi va gente di riempirmi, cioè già in mezzo alla settimana mi metto questo prodotto qui, lo Stick Infallible di L'Oreal, che fatemi dire mi sta piacendo, però quando posso utilizzo il fondotinta di L'Oreal, proprio il 24 ore L'Oreal, e è un periodo che mi sono fissata volerlo fissare, bellissimo, è un periodo che mi sono fissata per volerlo fissare, bellissimo, con questo qui Studio Fix di MAC. Io ho finito la mia cipria di Kiko, solo che però mi sono resa conto che non mi ci trovavo tanto bene, e allora ho investito, ho detto voglio provare finalmente un prodotto in polvere di MAC, e questo qui devo dire che lo adoro, perché come vedete io lo utilizzo con questo pennello di Kiko e vedete faccio soltanto così una toccatina e riesco a fissare il tutto senza andare a creare un mascherone. Come sempre dal mio set preparato primer di Urban Decay, ma più che altro perché lo voglio finire, mi piace, però non, gente, il primer di Essence risparmiate mille volte di più, e soprattutto col fatto che è il pennellino, mi piace proprio tanto. Io volevo dirvi che sono stata due settimane fa da Kiko insieme alla mia capa e ho trovato due prodottini in saldo interessanti che ho voluto prendere. Sono il mascara, l'Ultra Tech, se non sbaglio, sì, l'Ultra Tech Volume & Curl Mascara, questo lo voglio provare oggi. Diciamo che io quando trovo i mascara a 3 euro li vado a comprare. Oddio, è così curvo, ha queste specie di gommini. Vediamo se può essere, nel caso ho speso 3 euro a buffo. E ho preso l'ennesimo long lasting, però quell'effetto ghiaccio, che... cioè, mi pare normale che si è rotto. Ci sono rimasta malissimo. Che è questo semi champagnino, un po' più bronzato rispetto a quello vecchio della linea Sirene Collection, dedicata alla sirena comunque. Allora, gente, vado ad applicare lui. Devo dire che avevo già provato i long lasting di Kiko con sopra gli ombretti di Anastasia Beverly Hills e non c'erano stati dei problemi, eh. Vado a prendere lei. Guardate che bello. Chi si può dire una palette così? E vado a prendere intanto questo colorino qua. Gente, il trucco io l'ho fatto, certo lo devo andare a definire e devo fare anche le sopracciglia, però intanto fatemi dire che è fantastica. Io per ora, per oggi, mi sono limitata a questo. Non ho fatto la tecnica di mettere il correttore per rendere questi ombretti, perché questi ombretti di Anastasia Beverly Hills sono molto speciali, sono glitterati, hanno una bella texture e con una base di correttore sotto riescono a dare un effetto veramente brillante. E vado a farmi le sopracciglia con questa matita di Sephora perché mi piace tantissimo. Poi voglio ringraziare Alessandro, che è uno youtuber, lo trovate, è famoso tanto oramai. L'ho beccato a Porte di Roma, me lo sono ritrovato lì e ho detto ma io questo lo conosco.
e mi ha consigliato questa matita. È molto carino, molto. Guardate, è stato veramente bravissimo. Grazie, grazie Alessandro. Vado a prendere come sempre la mia matita Super Shock di Avon. È la mia matita del cuore, gente. Vedete come cambia con la matita? Poi io ho evitato di metterla fino a qua perché qui voglio mettere l'illuminante. Allora, mi sono sbagliata qua, vedete, qui l'ho fatta più fine e qui invece un po' più grossolana. Quando è così, gente, non entrate nel panico, vi assicuro. Io vado a prendere lui, che è il pennello 233. Questo dice di essere un pennello per ombretti in crema. Io lo vado a utilizzare per il correttore. Vedete? Ve lo assicuro. Ho fatto 5 anni di pittura e vi assicuro, come vi trovate meglio, li utilizzate. Vedete? Vado, come vedete, a mettere il mio solito long lasting di Kiko nero all'interno dell'occhio. Io vado ad applicare prima il mascara. Voglio vedere insieme a voi se vale o no, perché Paoletta mi ha detto: oddio, Lidia, ma che è? È morbido, eh? Allora, lei mi ha detto: Letizia, oddio, guarda così così. Oddio, vi dico che fa un po' impressione applicarlo. Un po' strano. Ecco, magari qui a sinistra riesco meglio. Non si capisce perché le cose le faccio meglio a sinistra che a destra. Devo dire che mi raccoglie bene tutte le ciglia. Secondo me bisogna solo dargli il tempo di ammorbidirsi, aiutarti. Wow! Lo voglio riprovare pure domani, eh. Però comunque l'effetto è questo, non mi dispiace. Vado di contouring. Allora, lo so, dovrei utilizzare lui. Mi affido sempre a lui, a questo pennello così di Catrice, perché vedete com'è. Oramai da quando lo utilizzo mi piace tantissimo. Poi devo dire che sono alla ricerca di una terra come questa di Kiko. Vado. Non voglio fare un contouring troppo largo, eh. Poi è un periodo, gente, che non utilizzo i blush. Io volevo prendere, pensate, i bronzer, anche i bronzer di Anastasia, sempre. Solo che io non ho capito le tonalità, cioè cappuccino io volevo prendere. Cioè non sono riuscita a capire se era perfetto per la mia tonalità, quindi ho detto vabbè, lascio perdere, anche se mi piange un po' il cuore, perché gli swatch sono bellissimi, solo che dal sito, che comunque sono foto da shooting. Cioè, non riesce a capire la luce se può essere perfetta per voi o no. Allora, vado a mettere l'illuminante. Guardate che bello. Che cosa non è? Questo di Bidelium. E in più vado ad utilizzare lui. Guardate quanto è piccolo. Cioè, gente, non si. È come se non si sgrana. Wow! Mamma mia, gente. Cioè. Ho esagerato. Aspetta, cioè, wow, gente, mi piace, contentissima perché è proprio diverso da tutti gli illuminanti che ho di MAC. Vado a prendere pennellino piccolo 137 di Zoeva, lo prendo, poi la cosa che non si sgrana la cialda è qualcosa di fenomenale, poi quanto mi piace a me collegare da qui all'illuminante. Oh mio Dio, oggi sarà una lampadina, gente, una lampadina che cammina. No, ragazzi, cioè, allora io sono entusiasta della palette, ma questo illuminante è qualcosa di meraviglioso. No, vabbè, poi c'è un nasino, sto naso a patata che io lo vorrei cambiare, gente. Io penso che mi opererei solo, manco per rifarmi le tette, per rifarmi il naso. Stupendo, è bellissimo. Gente, io devo essere sincera, volevo mettere il rossetto. Cioè è scurissimo. Però io sono troppo curiosa, voglio provare una di queste. Vado a prendere questo che è non ha un nome. Lo cerco e ve lo scrivo. Tanto l'applicatore è tondo. Cioè, fatemi dire che la stesura è qualcosa di meraviglioso, è molto morbido, molto creamy. Mi piace. Questo è il look, partiamo da. Facendo ordine. Allora, questo è il look. Io spero vi sia piaciuto. Vi dico che mi piace da impazzire. Mi piace da impazzire tutto. Sarà una spesa, ma Anastasia Beverly Hills
Vale veramente tanto. Spero che le cose che vi ho mostrato vi siano piaciute. Aspetto di sapere la vostra, aspetto di sapere che cosa ne pensate voi, che cosa pensate voi di questi prodotti, se vi serve una nozione in più. Io, gente, vi mando un grosso bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!